Ciao ragazzi, chi si è allenato oggi? Io pausa, ho anche dormito oggi pomeriggio, ero troppo stanca. Ogni tanto bisogna anche recuperare. Però domani alle ore 17 ci alleniamo con la Franci, quindi mi raccomando. Tra l'altro domani mattina vi aggiorno, vi dico che cosa ci serve per l'allenamento di domani pomeriggio, alle 17. Penso che faremo braccia, core, un po' di addominali. Comunque, insomma, domani vi scrivo tutto così vi preparate e molto probabilmente faremo un allenamento un pochino più lungo perché molti di voi appunto hanno chiesto di allungare un po' l'allenamento, quindi ci proviamo. Poi, insomma, se siete un po' stanchi potete sempre fermarvi prima, se no, insomma, cerchiamo di fare un po' di più. Proviamoci, insomma, stiamo facendo bene. Non vi spaventate, almeno ci proviamo e poi vediamo come va. Potete sempre mandarci comunque messaggi. Così noi leggiamo e da quello che ci scrivete capiamo anche che cosa è meglio fare per tutti, insomma, per cercare di accontentare un pochino tutti. Quindi fatemi sapere. Possiamo anche fare dei piccoli sondaggi. Allenamento più lungo sì o allenamento più lungo no? L'unica piccola fortuna di questa quarantena è che riesco ad allenarmi tanto ed è una delle cose che mi piace di più fare, però ovviamente insomma ci ha tolto tutto il resto. Leggo tante persone, tante ragazze che scrivono: appena finisce questo periodo voglio andare dal parrucchiere, voglio andare a farmi le mani, dall'estetista. Io sinceramente no, sto forse capendo che appunto non è l'importante, non è tanto farsi i capelli. Farsi la manicure, sì, sono tutte cose che mi piace fare, che faccio nella mia quotidianità, nella normalità dei miei giorni, anche per il mio lavoro. Però la cosa che veramente mi manca di più è passare a prendere le mie amiche, andare a prendere il caffè al bar o prepararmi per andare a fare una cena fuori. Questa è veramente la cosa che mi manca di più, la libertà. E a voi?